altro grandissimo errore che abbiamo fatto non so se voi verso giugno dell'anno scorso avete mai visto gli autobus con sopra l'advertising Disneyland. Ecco, quello è stato un errore pazzesco, abbiamo speso un sacco di soldi e in realtà dall'altra parte non abbiamo avuto lo stesso numero di utenti che avremmo potuto avere con lo stesso costo online. E questa è una grandissima lezione, chiaramente nel senso se vi lancerete in un progetto online fate solo advertising online, a meno che non diventiate un'impresa con 50 milioni di fatturato, il consiglio più grande che posso dare è di quello di cercare di stare solamente su online. Mi rendo conto che vedere gli autobus in giro col proprio logo sia bellissimo, un sacco di gente che ti scrive dicendo ah ma famosi così. Non vale poco, tanta gente che va sulla piattaforma, ma in realtà non ordina, non ha la velocità del click dell'advertising, che veramente con un click ti porta sulla piattaforma, e non ti dà la possibilità prima di tutto di analizzare quello che gli utenti fanno. Il più grande vantaggio che il digital ci dà è quello di poter veramente analizzare ogni singolo numero, ogni singolo utente che va sulla nostra piattaforma. Questo vuol dire veramente prepararsi ogni giorno e riuscire ad abbattere i costi. E soprattutto i costi di acquisizione, che è poi fondamentalmente il dato più importante quando voi dovete andare davanti a un investitore e chiedergli dei soldi. Chi ordina online non torna più offline, nel senso, non so se voi avete provato la mia piattaforma o altre, dal momento in cui magari è anche addirittura l'applicazione sul cellulare, mi chiedo perché devi tornare alla volantina, è talmente semplice, mettiamo anche solo tu che stai tornando a casa e sei sull'autobus. E sai che in 10 minuti sei a casa e ti fa la doccia e tutto. Ordini con l'app da 50 ristoranti, puoi ordinare, esempio, arrivi a casa, ti fai la doccia, ti vesti, 10 minuti suona il fattorino e la tua pizza in casa. Dall'altra parte invece devi arrivare a casa, guardati il volantino, dire ah ma non vale questo, non vale quell'altro, non trovo il volantino, eccetera, eccetera. Insomma, a livello di mercato sicuramente l'esempio classico può essere quello degli aerei. Chi è che non va su una piattaforma a comprare? Andate più in agenzia. Quanti di voi sono andati in un'agenzia viaggi ultimamente? E quanti hanno comprato direttamente online il proprio biglietto? Tutti. Questo per farvi capire veramente come il mercato comunque stia spostando in quella direzione. Il mercato dei viaggi l'ha fatto prima, il food lo sta facendo adesso. Io anche ogni giorno vedo spesso companies negli States che stanno prendendo soldi proprio per il food delivery. Ne vedevo una ieri, sono modelli un po' diversi, fanno logistica e vanno dalle varie drogherie, in droghe intese come i piccoli supermercati, e ti portano a casa la frutta e la verdura. L'esempio classico parallelo è Amazon Fresh, che fa la stessa cosa fondamentalmente. Questo per farvi capire che anche i ristoratori comunque ogni giorno comprendono la potenza della tecnologia. Vale la pena che si affacciano anche loro su questo mondo, che è un'opportunità pazzesca.